Navigare su internet sicuri e tranquilli è possibile? Sì, se sai come farlo. Se hai pazienza, te lo spiego in questo video. Federico Bertamino è il fondatore di Alta Tensione, azienda specializzata nella realizzazione e fornitura di reti dati e wifi esclusivamente per aziende e installatori. Nel solo 2022 sono state più di 1000 le aziende in Italia che si sono affidate ai suoi corsi o alla sua consulenza. In 12 anni ha formato 900 fra tecnici e imprenditori ed erogato oltre 2000 ore di formazione in tutta Italia. Ingegnere certificato Microtik, Cambium e Cisco, ha ora intrapreso un percorso di certificazione nell'ambito della sicurezza informatica. Sul suo canale troverai tutti gli estratti gratuiti dei suoi corsi. Iscriviti ora! Federico aiuta progettisti, aziende e installatori a realizzare reti dati sicure e performanti vendendo prodotti ed offrendo il miglior servizio clienti disponibile sul mercato. Se io ti chiedessi come posso mettere in sicurezza il mio computer per navigare su internet in modo tranquillo, che cosa mi risponderesti? Ti do 3 secondi per pensarci. Se sei tra coloro che ha risposto installo un antivirus, bravissimo, tranquillo, sei nel 90% della popolazione e la tua risposta non è in sé e per sé sbagliata. Certo, non devi approdare a quei prodotti antivirus free che come unico scopo hanno quello di venderti i prodotti antivirus a pagamento, oltre che a mangiarti la RAM. E certo, devi annualmente pagare gli aggiornamenti. Se hai fatto questa strada, hai fatto sicuramente una scelta corretta, ma non è sufficiente. Non è sufficiente perché ormai a casa tua non c'è soltanto il PC che naviga su internet. Nella famiglia media abbiamo almeno una decina di dispositivi, se non di più. Prese connesse, relè connessi, luci di Natale connesse, persino gli aromatizzatori comandabili con Alexa. E tutti questi dispositivi, tu mi dirai, non possono godere della protezione dell'antivirus che è sul mio computer. E quindi dobbiamo lavorare a monte. Un router opportunamente configurato potrebbe instradare tutto il tuo traffico web o parte di esso attraverso una VPN che ci garantisca privacy e sicurezza alla giusta velocità. Un servizio quale ad esempio ProtonVPN, e no, purtroppo questo video non è sponsorizzato da loro, potrebbe permetterti di ottenere una navigazione sicura ed anonima sui dispositivi su cui la installi. Certamente sì, potresti scaricare la loro app, sottoscrivere il loro servizio che costa un'inezia al mese e metterla sul computer, sull'iPhone, sullo smartphone Android e abilitarla ogni volta che navighi e avresti la stessa protezione, è vero, ma l'avresti solo su quel dispositivo e soprattutto devi ricordarti di abilitarlo. ProtonVPN è invece possibile configurarlo su router di varie marche, tra cui Microtik. Per ottenere una LAN criptata, ti consiglio di averne una dedicata al traffico sicuro e una libera, perché chiaramente ti porrà dei limiti di velocità, come ti ho spiegato in questo video. E per questa ragione dovrai avere una LAN per poter sfruttare magari la tua connessione veloce e un'altra per poter fare operazioni che richiedono una certa sicurezza. E no, non sto parlando di quando vai a vedere i filmacci sui siti zozzi malandrino, sto parlando ad esempio dell'operazione che puoi fare con non banking, pagamenti, insomma, roba realmente delicata. Ok Federico, bellissimo, ma come faccio a fare tutto questo? Ma la risposta è facilissima, entrando nel circolo degli studenti Gold del metodo Reti P Formula, dove troverai tutti i tutorial necessari per configurare un router come questo e soprattutto tutte le nozioni teoriche necessarie a comprendere che cosa stai facendo. Perché la pratica va bene, ma non voglio che tu impari a memoria, voglio che tu capisca cosa stai facendo. Il link per fare richiesta lo trovi qui sotto. Ti aspetto. Ehi, dove stai andando? Te ne stai andando senza esserti iscritto al canale. Iscriviti al canale e abilita le notifiche. Ciao.